Quella che vi stiamo per proporre, raccontata direttamente da lui in un videomessaggio inviato alla nostra redazione, è la storia di Stefano. La sua vicenda, quella di un giovane professionista di Venafro che per ragioni di lavoro si reca spesso a Roma, avrebbe sorpreso e magari anche indignato di più qualche mese fa. Ora, nel pieno della fase 2 dell'emergenza Covid, l'attesa prolungata per un tampone, magari come nel caso di Stefano, a seguito della responsabile scelta di autoisolamento, fa meno notizia. Ma in un certo senso, al contrario, è ancora più importante, poiché quella situazione accomuna tanti nella esasperante attesa di un tampone e, prima ancora, di una risposta al telefono vera e non un rimbalzo da un ufficio all'altro da parte dell'ASREM. Sono indignato, sono qui per mostrarvi quella che è stata anche la mia esperienza riguardo il Covid-19. Sono stato a contatto 10 giorni fa circa con delle persone positive fuori regione, sono rientrato, mi sono messo in isolamento fiduciario. Sono da 10 giorni tramite richiesta al mio medico in attesa di un tampone per poter verificare se sono realmente positivo, visto che ho avuto anche sintomatologie tra cui febbre, dolori e perdita del gusto dell'olfatto. In tutto ciò ho provato anche a contattare ASREM e numeri Covid, sono stato rimbalzato su altri uffici che nessuno è stato in grado di darmi informazioni in merito e alcuni casi sono stati anche piuttosto fastidiosi perché sono state persone arroganti che mi hanno risposto anche in maniera offensiva e chiudendomi il telefono in faccia, cosa molto grave. Conosco persone che è più di un mese che aspettano tamponi con sintomatologie piuttosto gravi, non hanno fatto assolutamente nulla. Io oggi sono arrabbiatissimo e vorrei che tutto questo finisca e che ci sia finalmente chiarezza da chi di competenza, perché non è possibile che dopo la seconda ondata ci sia una situazione del genere, ma lo dico non per me, ma per le fasce più deboli, per gli anziani, i nostri genitori, i nostri nonni, che hanno sicuramente più difficoltà a stare bene e non vengono sostenuti, ma soprattutto non possiamo capire se siamo positivi o meno senza poter fare i tamponi. Questa è una cosa vergognosa, quindi mi rivolgo a chi di competenza al fine di poter aiutare il cittadino a stare bene, ma soprattutto a contenere questi contagi Covid.